Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Francesco, allora, oggi siamo ancora qui in trasmissione per parlare di magia, stregoneria e paganesimo e continueremo con le nostre cose. Prima di tutto ci sembra la presentazione del rito che facciamo l'equinozio di primavera, sabato 25 marzo, di cui ne parleremo un attimo. Poi Francesco deve fare un altro annuncio, se non mi sbaglio. No, ho parecchie cosette da dire, comunque ecco, parliamo del rito dopo. Ma anche parecchie cose. Cioè, no, io volevo... Il microfono perché non mi sento... Aspetta un attimo. Non mi sento col ritorno. Forse, aspetta, prova a parlare. Non mi sento col ritorno. Prova a prendere un altro microfono, Francesco. Sì. No, è peggio ancora. Mi sentono adesso? Sì, mi sento. Sì, sì, sì. Perfetto, adesso c'è il ritorno giusto. Proviamo a vedere un attimino qual è il tipo di microfono. Prova a parlare ancora, Francesco. Sì, no, ma è questo qua che funziona. Torno in cuffia giusto, dai. Perfetto, adesso ci siamo. Bene, allora intanto parliamo di questo, però io volevo fare un'altra cosetta prima di far partire tutti i nostri discorsi e tutto quanto. Volevo fare un piccolo omaggio, una piccola deferenza a tutti quegli speaker che hanno attraversato Radio Gamma 5 e che ci hanno lasciato per vari motivi, in particolare quelli ai quali eravamo affezionati. Sapete benissimo che noi abbiamo un concetto della morte che è un trionfo, per cui spesso magari il nostro concetto della morte può far male ad altre persone che invece vivono il concetto del dolore. Questo non significa che noi non ricordiamo con affetto tutte le persone che ci mancano, ecco. E niente, per cui ne prendo l'occasione, visto che Francesco è anche d'accordo, per fare un omaggio musicale a modo nostro. Naturalmente lo facciamo da pagani e con tutta la voglia di affrontare la vita che è propria del paganesimo. Pertanto a tutti gli speaker che ci hanno lasciato, a tutti gli speaker che hanno necessità di aiuto, tutti quegli speaker che hanno attraversato questa radio e che hanno sempre dato gratuitamente qualcosa di loro al pubblico, è giusto che un piccolo ringraziamento glielo facciamo, anche se a modo nostro, e questo è per loro naturalmente. Eccoci qua dunque, tornati in trasmissione. Allora Francesco, vuoi andare a cominciare tu? Sì, io comincio con un sacco di cosette ed interessanti da seguire, da fare. Allora, tutti quanti appunto ricordano e conoscono il nostro amico Federico Moro, che in questo periodo sta scrivendo Oggetto Continuo, anche recentemente ha pubblicato nuovi testi, tra cui appunto sempre la trilogia sugli antichi Veneti, e adesso è un libro che andremo a leggere. Tra l'altro appunto è impegnato in diverse presentazioni e ce n'è un libro che ha a che fare con la storia del Veneto, della Serenissima. Federico Moro ha scritto Venezia in guerra, le grandi battaglie della Serenissima. Il libro verrà presentato giovedì 6 aprile alle ore 20:30 a Villa Barbarigo a Noventa Vicentina in piazza 4 novembre, e c'è appunto la possibilità di presentare questo libro di storia, che è un libro appunto interessante. Poi parlo di un altro incontro che ci sarà, appunto un incontro appunto pagano, che è il MUT, che si terrà a Monte Grotto Terme giovedì 9 marzo alle ore 21, pub Imbolc in via Aureliana 11 a Monte Grotto Terme. Il MUT è un incontro informale fra tutti quanti i pagani Vican del Veneto, serve per conoscere, scambiarsi delle idee, dibattere, discutere, dire cose, scambiare notizie, informazioni, elementi, insomma è un incontro proficuo a cui si possono tirare fuori parecchie cose interessanti, e soprattutto è anche un momento di incontro al di là di conferenze, dibattiti, riti e così via. Seconda cosa, un'altra cosa importante è la conferenza Incontro con gli Antichi. Io venerdì prossimo, purtroppo non ho fatto tempo a dare l'annuncio in radio, sono andato al primo ciclo di incontro di conferenze che si chiama Incontro con gli Antichi, l'uomo e gli dei, che era appunto la prima conferenza di questo ciclo che si articolerà in varie conferenze nel mese di marzo. Io purtroppo non ho qui il calendario, oggi ho chiamato, però la persona che segue le conferenze mi chiamerà domani mattina per darmi il calendario. Chi ci segue su internet avrà la possibilità di avere maggiori elementi.
Allora, Incontro con gli Antichi si tiene, il prossimo appuntamento è il venerdì 10 marzo alle ore 17.30, purtroppo un orario impossibile, però siccome è fatto per molti studenti ed è fatto all'interno di un istituto scolastico, ha questa utilità di avere un orario più abbordabile. Comunque è aperto al pubblico. Allora, venerdì 10 di marzo alle ore 17.30 al liceo classico di Bassano del Grappa in via Beata Giovanna 69, alla Sala Nobile ci sarà appunto il secondo incontro con gli antichi. Io ho partecipato al primo incontro, che era appunto venerdì scorso, che era l'Uomo e gli Dei. Devo dire che la relatrice è stata veramente in gamba, è stata una presentazione fatta con intelligenza. L'autrice ha sempre rimarcato la differenza sostanziale tra il politeismo degli antichi, soprattutto dell'antica Grecia, e il monoteismo. E una cosa che ha fatto come premessa è stata di elencare una lunga serie di cose in cui diceva: questo lo trovate nel monoteismo, questo lo trovate nella nostra cultura, nella cultura greca degli antichi non lo trovate. Perciò, per chi ha occasione, anche dato l'orario un po' scomodo, io consiglio di partecipare a questi incontri, anche proprio perché sono incontri ben curati. Il primo incontro, appunto, l'Uomo e gli Dei, è stato veramente un conto preciso in cui è notato la differenza degli antichi rispetto ai monoteisti. Una cosa che l'autrice e la presentatrice ha sempre ribadito è che gli dei dei greci vivevano in questo mondo e ogni individuo era capace di entrare in contatto, aveva un contatto con gli dei, e l'esperienza degli dei non era un'esperienza intellettuale o un'esperienza libresca o un'esperienza di fede, ma era un'esperienza di vita, cioè nel senso gli dei erano presenti nella città. L'unico autore che ha citato era Vernant, che è un autore appunto che anche lui questo si dichiara politeista, che ha sempre avuto un'attenta visione del mondo greco, saltando tutte le deformazioni che i monoteisti gli hanno proiettato sopra. Ha ribadito come fosse importante e come molti elementi di tipo moralistico subentrati dopo, a cominciare dal V secolo avanti Cristo, abbiano un attimino deformato la visione greca del sacro. Però una cosa che ribadiva sempre, dice, i greci vivevano il sacro, non era un'esperienza che era fuori dalla loro vita, gli dei non vivevano fuori, non vivevano lontani, ma erano presenti. E anche ribadito qual era il comportamento diverso rispetto ai monoteisti. E evitando polemiche di attualità, ha ricordato un fatto simpatico, diceva: adesso noi siamo abituati a parlare di sacrilegio, di profanazione, di cose varie. Questo è un concetto che appartiene soltanto a chi vive nel monoteismo. E ha ricordato un fatto simpatico, un fatto appunto avvenuto in Grecia, in cui Pisistrato, per cercare di vincere una lotta di potere, porta dentro la città di Atene, fa sfilare una ragazza vestita adottata da come De Atena, la fa sfilare appunto dentro per la città, e lui nell'antica Grecia, nell'antica città di Atene, conquista il potere. E giustamente la relatrice ha sottolineato il fatto che se Pisistrato ha potuto fare questo, prendere una ragazza qualsiasi, addobbarla come Atena e farla sfilare senza temere una reazione che credesse sacrilegio da parte appunto degli ateniesi, implica che c'era una maggiore libertà, una maggiore possibilità di utilizzare gli dèi. Ma significa anche che per gli antichi greci era possibile comprendere come Atena potesse essere presente in ogni momento, e anche quella ragazza che Pisistrato aveva atteggiato, addobbato, vestito come fosse stata Atena, poteva essere Atena in quel momento. E di conseguenza il rapporto con il sacro era ben diverso, nel senso che se tutti quanti potevano raggiungere il sacro, se tutti lo potevano vivere, se tutti potevano frequentare, vivere, condividere il mondo con gli dei, non c'era il pericolo che qualcuno detenesse un potere così forte da imporre una propria visione agli altri. Di conseguenza non esistevano quei schemi rigidi, quegli schemi impositivi, quegli schemi che sono solo del monoteismo. Una cosa fondamentale che ha anche ricordato è la differenza che esiste tra il monoteismo e il politeismo e la vita degli antichi. Per gli antichi l'uomo era sempre puro. L'unica cosa che non veniva accettata quando qualcuno sacrificava gli dèi è che le sue mani fossero sporche di sangue. E invece per quanto riguarda appunto gli antichi greci, questa era l'unica condizione, l'unica possibilità di essere considerati impuri, il fare sacrifici con le mani sporche di sangue. Invece per i monoteisti, ha detto, c'è già il concetto del peccato originale,
che appartiene, che è presente, che vive in ogni momento che nasce già in un bambino. Esistono tutta quanta una serie di cose che rendono appunto gli individui impuri, e questa è una differenza abissale appunto che esiste tra il politeismo degli antichi e il monoteismo contemporaneo. Come vedete, anche in ambito scolastico, definiamolo così, si comprende sempre più e maggiormente quale sia la distanza, l'abisso che separa il mondo antico dal mondo moderno. E questo è importante appunto che già all'interno di una scuola ci siano queste conferenze, perciò chi ha la possibilità di frequentarle, io lo ricordo, il prossimo appuntamento, poi vedremo di darlo degli annunci su internet o nelle prossime trasmissioni. Allora, il primo è venerdì 10 di marzo alle ore 17.30 al liceo classico Brocchi in via Beata Giovanna, Bassano de Grappa, e sicuramente tutte le persone che parteciperanno ne avranno sempre delle informazioni, delle notizie molto 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 utili. E una cosa che appunto è stata fondamentale, io quando sono intervenuto ho detto del discorso delle nostre radici, ed è chiaramente emerso come le nostre radici non sono certo radici cristiane, che anche se noi vogliamo recuperare una situazione contemporanea migliore, dovremmo recuperare i valori, i principi che erano dell'antica Grecia, e questo è un buon segno. Perciò chi ha la possibilità vada a queste conferenze, perché ne trarrà sicuramente un vantaggio, un'informazione, e sicuramente il sentire che nelle scuole non c'è solo l'ora di religione, ma c'è qualcos'altro che si muove, più culturale, più attento, più preciso e soprattutto più formativo, è un dato positivo. Aggiungiamo un'altra cosa, un segnale importante che c'è stato nell'Alto Vicentino. Quest'anno, per la prima volta, in circa 20 comuni dell'Alto Vicentino, è stato organizzato degli incontri, delle manifestazioni, chiamiamolo di massa, perché a quella di Breganza hanno partecipato centinaia di persone, dell'antico rito del battere marzo, del chiamare marzo. È stata fatta appunto una sfilata con torce e un grande falò. A me risultano battere marzo fatti che conosca io a Montecchio Pregalcino, a Fara, fatti appunto a Breganze. E questo è un segno positivo, perché si rende conto che nella nostra esperienza, nella nostra storia, ci sono degli elementi che sono precisi, che sono caratteristici, che non appartengono al monoteismo, nel senso che le nostre radici non sono fatte di santi, non sono fatte di madonne, ma sono fatte di rituali più antichi, più legati al mondo che si attorno. E il fatto che in 20 comuni si riesca a organizzare questo battere marzo, che poi tra l'altro è un rituale collettivo, perché tutti quanti portano le fiaccole, tutti quanti sfilano, il falò è per tutti. Il falò finalmente non è il bruciare una strega, ma è ricordarsi del legame profondo che esiste tra la nostra vita che brucia e la vita e l'energia del mondo. Perciò anche se queste manifestazioni non hanno avuto una caratteristica di ritualità, chiamiamola così, come intendiamo noi pagani, è importante che si cominci anche ad abituare i ragazzi, i giovani, ad agire in maniera diversa, a comprendere che loro stessi sono gli attori di una manifestazione, che loro stessi possono realizzare qualcosa. E soprattutto il fatto di richiamarsi al battere marzo significa, e qui sarebbe da citare Ilm quando dice che quando un mondo contemporaneo crolla, naturalmente l'anima cerca di recuperare valori archetipi. E i valori archetipi non sono certo i valori del cristianesimo, ma sono valori più legati al nostro luogo, al nostro genius loci. E che questo battere marzo abbia all'improvviso una fiammata, perché fino adesso, a parte il caso di Lusiana, nessuno lo organizzava. E invece quest'anno, per la prima volta, in 20 comuni dell'Alto Vicentino è stato fatto, con partecipazioni consistenti di persone, ed è un buon segnale per il futuro. Ed è, speriamo che l'anno prossimo ci siano maggiori comuni che siano più attenti a queste iniziative che recuperano giustamente il legame con il territorio. Bene, Claudio. Va bene, andiamo un po' avanti. Ora noi intanto ci ritroveremo il giorno 25 marzo presso il Bosco Sacro di Jesolo per celebrare il rito dell'equinozio di primavera. Intanto su internet trovate tutte le informazioni possibili. Comunque vi ricordo che il rito dell'equinozio di primavera è il rito col quale i pagani celebrano la nascita, sia la nascita dell'universo che degli dei che della natura e di se stessi. Nell'antica religione romana il periodo di marzo
era dedicato sia ai riti di preparazione della guerra, dedicato a Marte, il Tubilustrum, sia a Minerva, le feste delle grandi Quinquatria, che della grande madre Cibele. Ed è su Cibele e Attis che mi voglio soffermare per ricordare il rito che teniamo presso il bosco sacro di Jesolo. Anche se il mito in sé non mi interessa particolarmente, pur essendo a fondamento, direttamente o indirettamente, di tutte le feste della primavera del mondo occidentale, influirà anche sulla tradizione ermetica e l'alchimia nel simbolo dell'albero che entra. Il 22 marzo a Roma, da quando è stata importata la Grande Madre, cioè cercata la Grande Madre Cibele, che venne importata a Roma sotto forma di una pietra sacra, di una pietra nera, i sacerdoti di Cibele, che avevano delle strane abitudini, ma noi le lasciamo ai cristiani, in realtà si castravano. Dopo i cristiani si sono castrati per il regno dei cieli. Portano in processione per la città un pino avvolto in strisce di lana colorate, colorato e coronato di viole. Il pino simboleggia Attis morto e i fiori erano quelli sbocciati dal suo sangue. Il 23 marzo è un giorno di tristezza e di lutti per la morte di Attis e la tristezza per la morte in generale. Il 24 marzo si celebrano i funerali di Attis con danze sfrenate. Molti si ferivano e si evirarono per manifestare il loro dolore, ma anche questa pratica la lasciamo ai tempi antichi, anche se in Iran questo tipo di pratiche sono state fatte proprie dalle religioni monoteiste. Il 25 marzo, dopo la veglia, era un giorno di felicità. I lutti e le cerimonie funebri erano sospese in tutta la città e i partecipanti alla festa si vestivano come volevano, nei modi più strani, per manifestare la propria gioia. Attis era risorto. Attis era tornato a nuova vita. Il 26 marzo, dopo la frenesia del giorno prima, era il giorno dedicato al riposo. Come potete notare, i cristiani hanno brutalmente copiato le feste di Cibele, trasformandole nella loro Pasqua. Ne hanno preso la forma, se non altro. Il rito dell'equinozio di primavera si terrà presso il bosco sacro di Jesolo, in via Cagamba, settima traversa, sabato 25 marzo 2006. Si prega tutti i partecipanti di avvisare del loro arrivo, nei limiti del possibile, e di essere sul posto almeno entro le ore 17. Vi ricordo che quest'anno sono molto rigido sugli orari, cioè in realtà tutti gli anni è successo che qualcuno arrivava più tardi e persone arrivavano dopo, e quest'anno quando sono le 17 chiudo tutto. Ulteriori informazioni le trovate all'indirizzo della pagina web. Quest'anno sull'altare in cui verrà celebrato il rito c'è anche una statua di Nike, la Vittoria, colei che accompagna ogni nascita, perché ogni nascita, come ogni trasformazione soggettiva, è una vittoria dell'individuo. Quell'individuo, dell'individuo e, per quel che ci riguarda, della nostra specie. Su internet ho messo tutta una serie di pagine, tutta una serie di dati a proposito dell'equinozio di primavera, che per trovarlo è semplicissimo, basta andare in Google e digitare, cercare equinozio primavera. Già sulle prime pagine che vi escono da Google vi danno tutti gli indirizzamenti per arrivare sulle nostre pagine sul rito dell'equinozio di primavera. Cioè praticamente è una pagina che, cioè sono delle pagine, più di una pagina, che sono visitatissime, hanno circa 1000-1500 visitatori al mese che ci passano sopra. Per cui il fatto che noi a Jesolo teniamo il rito dell'equinozio di primavera è conosciuto praticamente in tutta Italia. Queste pagine hanno avuto fino adesso un 10-12 mila aperture, per cui sono normalmente frequentate, normalmente lette, per cui tutti sanno che terremo questo rito sabato 25 marzo a Jesolo, e anche su siti internazionali, per cui è notorio. Niente, vi ricordo che il rito della nascita è uno dei riti principali che noi teniamo, diciamo così, come federazione pagana. Francesco. Sì. Questo è tutto per l'appuntamento del 25 marzo presso il Bosco Sacro di Jesolo. Sì, ecco. C'è qualcosa? No, ecco. Sì, aggiungi qualcosa di più forte, visto la tua stazza sulla puntualità, la necessità della puntualità.
Beh, sai, io sono molto dionisiaco, di conseguenza la necessità della puntualità è fondamentale, essere puntuali. Logicamente questo non vale per chi lo dice. Sono le classiche eccezioni, no. Vedremo di essere puntuali anche noi, anche perché Claudio deve considerare che noi partiamo da lontano. Sì, sì, non... siamo persone che hanno vari orari, varie attività, e perciò diventa anche appunto problematico certe volte rispettare tutto questo. Io vorrei aggiungere, per dare un'indicazione bibliografica a quello che ha detto relativo ad Attis, c'è un bel libretto fatto da una casa editrice veronese che si chiama Quando un Dio muore, morti e essenze divine nelle antiche tradizioni mediterranee. È un libro fatto dal punto di vista accademico, curato dal famoso Paolo Zella, che per chi conosce gli studi sull'antico mondo mediterraneo lo conosce. E allora, tra l'altro appunto c'è anche un capitolo ben specifico per quanto riguarda il dio Attis, che dice Attis il caro estinto, e parla anche delle celebrazioni che avvenivano nell'antica Roma il 22 marzo, collegato al discorso... Un attimo, faccio vedere, sì, una, sì, cosa a Francesco, sì, sì, importante. Perfetto. Va bene. E di conseguenza... Grazie Giorgio, grazie del fax Giorgio. E per chi vuole dare appunto una visione anche proprio accademica, questo libro appunto Quando un Dio muore può dare delle informazioni. Per quello che è interessante per quanto riguarda questo Dio che, o queste divinità che sono periodiche, che sono legate alla vegetazione, ci sono anche altre divinità che sono importanti, perché ad esempio parliamo del caso di Baal. E una cosa che mi ha divertito, che è curiosa o che è divertente, e l'autore dice che queste informazioni sul dio Baal, che è una delle divinità più bistrattate della Bibbia, le troviamo perché a un certo punto ad Ugarit un certo principe decide all'improvviso che bisogna creare una biblioteca. E questa biblioteca, non si sa il motivo per cui questo re abbia deciso di buttarsi su questo progetto, però lui dice chiaramente: se questo re non avesse fatto questo impegno, noi del dio Baal e di molti culti che poi che se ne hanno derubato non sapremo niente. Infatti nella Bibbia viene trattato malissimo, oltretutto anche i romani lo trattano molto male, ma vedi, è comprensibile, perché i romani dovevano far fuori Cartagine, sì. Quello che non è comprensibile. Sì, però appunto Baal non era soltanto appunto nella zona appunto dell'attuale Tunisia, ma era anche appunto nel Libano, ed era soprattutto in Palestina, ed era appunto il dio più mal visto dai cristiani. Il principio maschile della vita. E, beh, se pensate, una cosa stranissima di come cambiano le cose, noi abbiamo parlato dell'evoluzione che esiste nel mondo islamico, e io vorrei ricordare che nel 1999 o nel 2001 l'autorità nazionale palestinese emanò un francobollo che raffigurava il dio Baal. Io non penso che dopo anni di intifada, di situazione medio orientale abbastanza complicata, sarebbero in grado di rifarlo. Sarebbero in grado di rifarlo, però nel 2001, se non sbaglio la data, 2001 deve essere stato, le poste palestinesi, tra i tanti francobolli che hanno emesso, ne hanno una dedicata anche al dio Baal, che tra l'altro veniva raffigurato nelle sue caratteristiche, non era un'allegoria, una somiglianza, era proprio la divinità del dio Baal. Pensate come sono cambiate in quelle zone, nel giro, non dico di secoli, ma nel giro di 5 anni. E allora questo fa capire che se noi avessimo una cultura, la capacità di modificare le cose non richiedono secoli, non richiedono vite, ma potrebbero richiedere poco tempo. L'importante è avere la cultura. Certo che la cultura viene sempre bistrattata. Posso fare un piccolo inciso d'attualità. Ci sono due notizie che io ho trovato abbastanza... terrificanti, ma purtroppo il panorama delle notizie terrificanti ce ne dà. Esistono i conservatori musicali in Italia? Ai conservatori musicali sono stati tagliati 18 milioni di euro. Nel frattempo chi doveva dare soldi ha preso e ne ha dati 140 milioni alla scuola privata. Io non penso che se ne davano 18 milioni in meno alla scuola privata e ne davano 18 in più ai conservatori, le cose sarebbero peggiorate. Ma anche significa chiaramente che dove si fa cultura, e nessuno può negare la tradizione musicale, l'importanza musicale della musica o delle strutture musicali, sarebbe stato meglio che finanziare una scuola privata. Però 18 milioni ai conservatori si possono tagliare, 140 milioni di euro alle scuole private si possono dare. A parte il fatto che non si potrebbero nemmeno dare, si danno lo stesso. Cioè, però, vediamo che la Costituzione serve soltanto quando fa comodo, e dopo si può anche offendere, svilire, qualunque cosa, tanto lo stesso. E io dopo, un'altra cosa, purtroppo non ho il ritaglio dietro, però sarebbe meritato di fare. Io penso che le persone intelligenti, da qualsiasi parte ci siano,
e ci sono intelligenti anche di gente che si dichiara cattolica, cioè nel senso che poi sono deformati nella loro cultura, nella loro visione, però gli elementi li hanno. E ci sono anche politici di tutti quanti i schieramenti, o che intellettuali di tutti gli schieramenti, che hanno una capacità intellettuale, o che almeno dal punto di vista accademico hanno prodotto libri, hanno prodotto studi, hanno prodotto testi. Allora, recentemente un istituto di cultura italiano è stato cacciato via chi lo dirigeva, al di là della forza politica a cui apparteneva e che esprimeva, però questo dal punto di vista accademico, cioè libri li aveva scritti, articoli li aveva fatti. E allora il ministro cattolico, considerato uno dei maggiori filosofi contemporanei, che, cattolichi, Buttiglione, ha cacciato via questo professore per nominare al suo posto come direttore di questo istituto la moglie di un amico di un deputato del suo partito. Io sinceramente, queste cose sono cose che danno il senso con cui i cattolici hanno della cultura. Io non faccio pregiudiziali discriminanti in base alla visione politica o alla visione culturale o alla visione religiosa. Se uno ha delle capacità, se uno è intelligente, se uno produce dei testi che io posso anche criticare, possono non piacermi, possono avere delle dissonanze da me, però mi forniscono delle informazioni. Ad esempio, per fare un esempio, così intendo questo, noi che esempio dell'istituto ci occupiamo di antropologia, noi, se esiste un antropologo che chiama Schmidt dell'Ottocento, che ha scritto una monumentale storia del monoteismo. Lui ha deformato tutta la storia dell'umanità per dimostrare che esisteva un monoteismo primordiale. Però per fare questo ha catalogato centinaia e centinaia di informazioni su popolazioni che sono scomparse. E allora, se uno ha la capacità culturale, si va a leggere Schmidt, sa che la sua visione era quella di dire che esisteva un monoteismo primordiale, e di conseguenza si depura, si spurga, si fa decantare la cosa e si va a recuperare l'informazione che con attenti occhi si possono comprendere. Perciò deve essere considerata la sua opera fondamentale dal punto di vista antropologico, deformata dalla sua visione. E questo penso che vada fatto in tutti i campi. Perciò significa che i cattolici, quando hanno potere, in tutti quanti i campi, perché in questo caso quando parliamo di cattolici sappiamo che andiamo dall'estrema destra all'estrema sinistra, della cultura non gli interessa. Interessa molto più di soldi, per esempio. Sì. Non si può guidare la Chiesa solo con le Ave Marie, diceva Marcinkus, no? Sì. Era... È appena morto. Ah, devi ancora finire il discorso. Era un inciso. E vi leggo da questo punto, dal libro, quando un Dio muore, vi leggo due considerazioni, appunto, visto che hanno a che fare con la... che hanno a che fare con il discorso della tematica della morte, della rinascita, della luce, che andiamo a praticare con il rito dell'equinozio primavera. Dice l'autore nell'introduzione: per contro, la circostanza che altre religioni, diverse dal cristianesimo, contemplano una o più divinità che muore, può essere causa di incredulità e sconcerto, e non solo al giorno nostro. Già alcuni autori cristiani restarono colpiti da talune analogie, vere o presunte, tra certi culti pagani e la vera religione, additando i primi come tentativi diabolici di generare confusione e fuorviare la fede. E tuttavia fuori di dubbio che nel mondo antico la credenza di immorti divine dai diversi esiti, inclusi risurrezioni e o ritorni, e dalle varie conseguenze per l'umanità fosse abbastanza diffusa. Dice sempre l'autore: se esistono prima di Cristo tradizioni relative a personaggi divini che hanno anch'essi sperimentato e superato la morte, e se questa loro vicenda ha conseguenze positive, talora addirittura salvifiche a vario livello per l'umanità, c'è un rapporto storico e genetico con la vicenda di Gesù? Lui lo pone a livello di domanda. Noi sappiamo che è stato un furto. Io ho modificato la pagina Crocifissione su internet, un'altra pagina che vedono parecchie migliaia di volte, no? E gli ho messo una delle storie di Inanna, la discesa agli inferi di Inanna, la quale la regina del cielo, Inanna è una divinità sumera, vi ricordo, la regina del cielo si volge verso il basso e
perdendo 1-1 tutte le insegne del suo potere, viene crocifissa, legata al palo, proprio nell'inferno. Però siccome Inanna aveva già avvertito i suoi arrivano a salvare Inanna dalla crocifissione, Inanna risorge e tutti quelli che stanno agli inferi vanno verso il cielo, cioè praticamente riportano nel cielo i morti. Questa storia di Inanna, che la troviamo in varie versioni, dai Sumeri ai Caldei agli Assiri, poi diventa Ishtar, poi diventa Astarte, poi, cioè diventa un sacco di divinità, era una delle storie, i leitmotiv fondamentali di tutto il Medio Oriente. Però Inanna viene privata del potere man mano che scende al cuore degli inferi e lei cede il suo potere, però in realtà la storia è una storia di stregoneria, perché ci dice come quando noi raggiungiamo un certo livello, quel livello dobbiamo spogliarci di tutto ciò che abbiamo conquistato per riuscire a risorgere a nuova vita, ed è la resurrezione di ogni uomo, cioè l'uomo che risorge continuamente in un processo infinito di resurrezioni. Che non ha niente a che vedere col cristianesimo, tanto per essere chiaro. Poi che aggiungiamo un qualcosa dei Baal, dice di come i cattolici hanno occultato certe cose. In questo contesto pare alquanto meno sospetta l'assenza, negli studi di insieme sugli dei morti, dell'ugaritico Baal, per cui i testi parlano specialmente di un ritorno in vita dall'aldilà come momento culminante della sua vicenda, con tutte le implicazioni che essa comporta per l'uomo. Tale personaggio resta quasi sempre ai margini degli studi storico-religiosi, ovvero ne mettono in dubbio i fondamenti documentari, in realtà inattaccabili, e lo dice uno studioso. Forse a causa dell'imbarazzo che può suscitare l'inclusione della tipologia di un vero risorto di ambiente sirio-palestinese, la cui vicenda di risurrezione non può essere ovviamente imputata all'influsso del cristianesimo. E pensate, lo studio dice ma strana il fatto che non lo studiano mai. Il discorso di Baal, che poi il discorso di Adone, il discorso di Attis, è il discorso di un sacco di divinità, no? Perché il motivo della rigenerazione di noi stessi, no? Cioè il motivo è un motivo che è una costante, che poi oltretutto c'è anche un errore di prospettiva, perché tutti dicono siccome ogni anno arriva la primavera allora nasce il concetto di risurrezione, no? Cioè del rinnovamento. In realtà non è così, è che noi abbiamo dei processi di rinnovamento e trasformazione continua che poi li leghiamo ai processi oggettivi, nell'oggettività in cui viviamo. Per cui è vero che la primavera è il rinnovo, cioè rinnova le stagioni, ma se io proietto sulla primavera, proietto ciò che io ho dentro, cioè il mio rinnovamento e la mia rinascita continua. E questo è il processo di trasformazione dell'uomo. Sì, ma poi tra l'altro è significativo perché questo testo, quando un Dio muore, dice morti e assenze divine, cioè nel senso che anche noi abbiamo nel ciclo cosmico delle stagioni, abbiamo la presenza della luce e l'assenza del buio, o abbiamo la maggioranza, la prevalenza del buio rispetto alla luce, che appartiene alla nostra regolarità, al nostro ciclico dell'esistenza, proprio dell'esistenza astronomica. Abbiamo la notte e abbiamo il giorno, di conseguenza non è una morte definitiva, ma è un ciclo, è un'assenza, ma esiste un ritorno. Povero Baal, lo hanno sputtanato in tutti i modi possibili immaginare. Pensa che a Baal accreditavano i sacrifici umani dei bambini. Cioè, ci sono voluti 2000 anni per scoprire che i fenici davano onore ai bambini nati morti, ai bambini nati prematuri o quelli morti troppo presto. Cioè, era davvero un cimitero per loro, ed erano. Invece i cristiani e gli altri li spacciavano per sacrifici umani. La Bibbia stessa li spacciava. No, ma pensa che si è arrivato al punto di scrivere, che poi tra l'altro era sbagliato anche relativo agli ebrei, un testo sui Filistei, ma un volume di quasi 500 pagine, diceva: sicuramente i Filistei facevano sacrifici umani perché vivevano contigui con un popolo come gli ebrei che faceva sacrifici umani. In realtà neanche gli ebrei facevano sacrifici umani, cioè nel senso che era dovuto a una situazione igienica, sanitaria, cioè è tutta un'invenzione cattolica quella dei sacrifici umani. E allora diceva: siccome è certo, perché lo dice la Bibbia, che gli ebrei, cioè siccome è certo per alcuni che gli ebrei facevano sacrifici umani, di conseguenza i Filistei che erano vicino agli ebrei facevano sacrifici umani. Cioè, premesso che già l'attribuire, che veniva attribuito il discorso dei sacrifici umani a una popolazione che non li faceva,
ci sono dei miti di fondazione, no? Cioè, che sono effettivamente dei miti costruiti apposta, dove prima eravamo dei barbari, oggi invece siamo civilizzati, e in tutte le civiltà trovate questo momento di passaggio, che è l'autoesaltazione della civiltà stessa, cioè noi siamo i meglio, no? Questo. Ma prima come eravamo, prima di essere meglio, prima che arrivasse il re che ha costruito l'impero, prima che arrivasse l'unità, prima che arrivassero le leggi, e allora ci si inventa quelle che gli uomini negano, cioè abborrino di più: sacrifici umani, uccisione di bambini, stragi e tutto il resto. Prima eravamo dei barbari, poi arriva Saturno e ci dà le leggi, no? Cioè abbiamo a Roma questo, e questo lo abbiamo un po' dappertutto, ma fanno parte dei miti idealizzati a posteriori. Non è che sia cronaca delle cose. Purtroppo fa comodo fingere che sia cronaca delle cose, capisci? Ed è un gravissimo errore. Sì, sai, perché d'altronde è facile. Noi ne abbiamo esempi continui. Se vogliamo fare un esempio concreto, io mi sto leggendo, un volume gigantesco, perché qua c'è 100 pagine, Richard Stegman Gall,